termina senza vincitori né vinti al Mariani Pavone il derby tutto terabano tra Pineto e Notaresco davanti ad una bella cornice di pubblico. Risultato ad occhiali al termine di una gara che non regala grandissime emozioni e che permette ai rossoblù di Cudini, rimasti anche in 10 nel corso della ripresa, di consolidare il terzo posto, mentre i biancazzurri di Amaulo inanellano il 7° risultato utile consecutivo, restando in lizza per i play-off. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-3-3. Amaulo, con Pomante squalificato, sceglie Orlando Pepe coppia centrale in difesa, Marianeschi detta i tempi il centrocampo, in avanti Cruz e riferimento centrale con Tomassini e Massa ad agire sulle fasce. In panchina si rivedono dopo i rispettivi infortuni Stefano Amadio e Marco Ciarcelluti, pronti ad entrare in corso d'opera. Cudini, senza gli squalificati Dalmazzi e Fabriani, si affida a Salvatori e Colonna coppia centrale, inserisce Marcelli davanti alla difesa, mentre in avanti Moretti è supportato da Minella e dal classe 2000 Cancelli. Primo tempo appannaggio dei locali, che tengono meglio il campo, e il Notaresco più accorto si affida alle ripartenze. Primavera emozione al 25°, bella triangolazione Marianeschi-Tomassini con l'attaccante che si invola verso la porta. Salvatori intuisce e va in chiusura, poi la sfera arriva a Esposito per la conclusione ribattuta dalla difesa. Il Pineto chiude il Notaresco nella propria metà campo, doppia occasione per Cruzzi in 4 minuti al 31°, il brasiliano da posizione defilata spedisce al lato. Al 34°, invece, il colpo di testa ravvicinato è preda di Monti, che chiude bene sul primo palo. Un minuto più tardi ci prova anche Marianeschi, ma la conclusione è centrale. Nei minuti finali del primo tempo si vede il Notaresco che prova a prendere le misure, ad affacciarsi dalle parti di Amadio. Al 39°, Minella dalla destra chiama all'intervento l'estremo biancazzurro. Diverso poi l'approccio del rossoblù al rientro dagli spogliatoi. Neppure un giro di lancette e Candellori impegna Amadio, costretto ad alzare oltre la traversa. Passa un minuto e Cancelli dal limite costringe l'esperto portiere biancazzurro ad allungarsi e deviare con la punta delle dita. Avvio bruciante del Notaresco nella ripresa, che al terzo va alla conclusione anche con l'ex Sieno, ma Amadio respinge con i pugni. Al 20° l'episodio che cambia gli equilibri del match: un ingenuo Minella, già ammonito nel corso della prima frazione, non rispetta la distanza su un innocuo calcio di punizione e rimedia il secondo giallo di giornata, lasciando i suoi in 10. Il Notaresco rischia in un paio di occasioni. Al 23° sulla punizione di Marianeschi, Orlando è in agguato, ma Monti non si fa sorprendere. Al 26° occasionissima per il neo entrato Festa, che gira in area ma non riesce ad angolare, favorendo l'intervento dell'estremo notareschino. Ultimo sussulto del match al 39°, ripartenza del Pineto con Monti che esce dai pali, provvidenziale è l'intervento in chiusura di Salvatori, che anticipa Tomassini a porta sguarnita. Non accadrà più nulla fino al triplice fischio, che decreta 1-0-0, che lascia un po' di rammarico al Pineto per non essere riuscito a sfruttare meglio la superiorità numerica nella ripresa. Un buon punto per il Notaresco, che non prende gol da 3 partite e conferma la terza piazza nel prossimo turno. Ancora 2 sfide importanti, i rossoblù dovranno vedersela contro la San Giustese, il Pineto invece sarà impegnato al Manuzzi contro la capolista Cesena. Mister Amaulo, una partita che il Pineto ha ben giocato, soprattutto nel primo tempo, dove però è mancato forse qualcosa negli ultimi 16 metri, poi nella ripresa forse ci si aspettava qualcosina di più con l'uomo in più. Forse dovevamo essere più bravi, più decisi e anche più cattivi nel poter passare in vantaggio. Poi con l'uomo in più sicuramente gli spazi sono ristretti, anche se abbiamo avuto 3-4 opportunità importanti con Festa, Ciarcelluti, Orlando, Pepe. L'episodio poteva sbloccare il risultato e ci abbiamo provato, e peccato, perché magari la squadra ha dato tutto, ha interpretato bene una partita di fronte a una squadra importante che merita la classifica che ha. Sapevamo delle difficoltà che ci poteva creare, però secondo me abbiamo fatto una buona partita e accettiamo il verdetto del campo e andiamo avanti. Come tutte le gare cerchiamo di interpretarla bene, e massimo rispetto per gli avversari, proveremo a fare la nostra partita sapendo le difficoltà e che affronteremo una squadra forte che sicuramente vincerà il campionato. Però nel calcio non c'è niente di impossibile, noi dobbiamo preparare al meglio questa partita e giocarci la nostra gara senza rimpianti, e ci dobbiamo provare, perché secondo me se facciamo una partita importante possiamo fare il risultato sia a Cesena sia su qualsiasi altro campo. È una partita sofferta sin dall'inizio contro un buon Pineto, che ha fatto una buona partita. Noi abbiamo avuto
soprattutto il primo tempo, poco palleggio, poco possesso palla e abbiamo concesso anche abbastanza con diversi traversoni, diverse palle messe dentro. Non siamo stati, non abbiamo avuto l'approccio che volevamo, questo sicuro, grazie anche al Pineto che ha affrontato molto bene l'inizio della partita. Al secondo tempo poi ci eravamo sistemati a livello tattico e di atteggiamento, poi c'è stata la doppia ammonizione di Minnella che ha complicato un po' le cose, ci ha fatto perdere un po' di distanze, ci ha fatto perdere un po' di quella situazione positiva che avevamo creato, però devo dire che alla fine la squadra ha sofferto, ha saputo soffrire, devo dire che faccio i complimenti per questo. Dopo la sosta abbiamo questo finale di campionato con 7 partite che dirà molto per questo campionato e credo che chi riesce ad avere più continuità sotto l'aspetto dei risultati credo possa alla fine raggiungere quell'obiettivo per l'alta classifica, ma noi al di là di questo non è questo il nostro assillo giornaliero.